Ai vincitori, il Cristal, una squadra davvero davvero forte. Ne parleremo nel nostro salotto con l'allenatore in seconda, Sirio Silvestri, ma poi ce ne aggiungeranno tantissimi protagonisti di questo match. Soprattutto protagonista però è stata Catania, col tifo Spalti gremiti, il sostegno non è mancato. Purtroppo però, Sirio, ti saluto, ti faccio intanto i complimenti per questa grandissima esperienza. Il Cristal, se ti possono troppo forte. Beh, l'ho detto bene la presentazione, il Cristal è la squadra che è. Abbiamo in carica, comunque hanno dimostrato il loro valore. Noi dal canto nostro, oltre al merito del Cristal, degli avversari, effettivamente non siamo mai entrati in partita perché sin dal primo minuto abbiamo preso gol dopo appena 30 secondi. Alla prima occasione siamo sempre stati in contratti, compassati, e questo comunque ha limitato un po' le nostre prestazioni. Effettivamente non potevamo permetterci comunque di non entrare in partita contro una squadra che comunque oltre alle individualità tecniche sono già mentalizzati per queste manifestazioni, per le prossime competizioni. Però Sirio, c'è da dire anche una cosa, forse questa partita sì, magari l'approccio, forse anche la pressione, anche la caratura dell'avversario, e si è visto un Catania inferiore rispetto a quello visto precedentemente nelle altre uscite, però c'è poco da rimpiangere, pochi rammarichi per la formazione del Sozzurro, perché veramente un cammino come questo, diciamo che l'obiettivo era la finale, poi la finale è una partita secca, non è andata, certo. Però veramente poco da rimproverarsi. No, vabbè, ma noi non siamo contentissimi. E si è vista anche la tifoseria. Certo, per quello che abbiamo fatto siamo contentissimi, infatti i ragazzi ovviamente sono dispiaciuti perché comunque una finale è sempre da giocare, però non c'è nulla da rimproverare perché noi comunque siamo andati oltre le nostre aspettative. Noi dovevamo migliorare la posizione di classifica dell'anno precedente, l'abbiamo fatto, siamo contenti per questo, anzi assolutissimamente, perché comunque il mister della rete ha fatto un grandissimo lavoro sotto il profilo gestionale, sotto il profilo umano, con tanta umiltà, anche a livello tattico. Gli schemi, il tatticismo sono stati già assimilati bene dai ragazzi. Comunque nel giro di 20 giorni noi abbiamo raggiunto due finali, una di Coppa Italia, una di Europa League, e ciò sta a dimostrare che comunque la squadra è viva, la squadra c'è, la squadra ha voglia comunque di combattere fino alla fine. Ora adesso ci prepariamo per un campionato. Il pensiero va a quello, poi comunque complimenti a tutti, complimenti al pubblico, complimenti alla città di Catania, complimenti comunque a queste ragazze che sono state veramente meravigliose. Dobbiamo dire benedette finali, purtroppo c'è questo tabù per la Campusbet Catania Beach Soccer, un po' di sfortuna anche la settimana scorsa in Coppa Italia con Terracina, forse prendiamo sotto questo punto di vista, può essere ancora una volta esperienza per riprovarci l'anno prossimo, questa deve essere la base. Certo, la base sicuramente sarà questa, noi facciamo tesoro, esperienza di queste due importanti manifestazioni, ci imbuttiamo tutto sul campionato, butteremo tutto sul campionato cercando comunque di portare il titolo a casa. E intanto ci ha raggiunto nel frattempo un dispiaciuto sorridente, in questo momento veramente un dispiaciuto Fred, io ti faccio i complimenti Fred perché tu veramente tutti quanti hai cercato di dare il massimo, tu fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo respiro, e poi con un gran gol che è stato un gol solo consolatorio, però ci avete messo il cuore, purtroppo stavolta non è passato. Un peccato, sappiamo che il discorso giusto è uscire con la testa alta, ma la verità è che credevano. È un peccato che non è finito come volevo. Era questa Cristal, forse era davvero imbattibile in questo momento, perché voi alla fine ci avete provato, forse parlavamo con il vice di Della Vega, Sirio Silvestri, forse l'approccio mentale è mancato all'inizio, però alla fine il Catania si è giocato, è stato lì in campo. Sì, ma sono d'accordo con tutto, ma sappiamo quando parliamo di calcio tutto può succedere, sappiamo che hanno una struttura pazzesca, oggi sono il più forte secondo me al mondo, ma quando parliamo di calcio sappiamo che possiamo credere, quindi un peccato e complimenti a loro. Soprattutto complimenti anche al pubblico che oggi veramente vi ha sostenuto sin dal primo minuto, oltre 5.000 spettatori, davvero un grande successo, almeno sotto questo profilo, e il calore di Catania c'è stato, speriamo che ci sia anche in futuro. Sì, speriamo che sia l'inizio di una cosa che sarà per sempre qua, i tifosi davvero aiutano e speriamo sempre più.
grande veramente, in bocca al lupo a Fred, complimenti per questa splendida Euro Winners Cup a livello anche personale in diretta della Domus Bet Arena Beach Stadium, mentre ancora potete vedere le immagini della premiazione del Crystal e siamo qui insieme al vicepresidente del Beach Soccer World Wild, Gabino Ronales, e anche al presidente della Domus Bet Catania Beach Soccer, Giuseppe Bosco. Partiamo con il vicepresidente del Beach Soccer World Wild, veramente a vincere forse sicuramente sul campo è stato Crystal, ma è stata anche Catania con questa grande, nuovamente grande edizione, nuovamente qui a Catania, sicuramente questo spettacolo anche sugli spalti comunque strappa un sorriso a voi, ma sicuramente a tutto il beach mondiale. Di nuovo questa è stata una grande manifestazione. Io voglio ringraziare soprattutto l'organizzazione del presidente di Catania Beach Soccer, Giuseppe Bosco, che ha fatto un grande lavoro per questo secondo anno, e poi come no la Catania, la città di Catania, la Federazione Italiana Gioco Calcio e tutti quanti hanno fatto possibile questa bella manifestazione, che poi alla fine è stato un grande successo anche a livello di pubblico, di gioco. Io penso che abbiamo visto delle bellissime partite e niente, tutto sommato è stata una grande edizione. Diciamo che il Crystal sul campo ha dimostrato di essere davvero la squadra più forte, erano già i campioni in carica, Catania oggi ci ha provato in tutti i modi, però alla fine la superiorità si è vista. Però un plauso al Crystal, un plauso al Catania e anche al Vibor che è la terza qualificata, insomma forse veramente le squadre che hanno dimostrato il miglior beach in questa edizione. Sì, io direi un applauso a tutte le 28 squadre che sono state qua, per arrivare qua devono vincere i loro campionati, questo vuol dire che sono qua il migliore, però come no c'è solo una che può vincere e oggi abbiamo visto il Crystal molto forte, e però io Catania ha sempre provato, ha dimostrato un grande onore, un grande orgoglio per difendere questi colori del Catania Beach Soccer, e per me questo è quello che è più importante, no? Abbiamo visto una bella partita e una bella manifestazione. Presidente Giuseppe Bosco, ovviamente un po' di rammarico, però quello che ho visto sugli spalti, quello che è stato anche il pubblico nel corso di tutta questa settimana, sicuramente è una gran vittoria per te, per l'organizzazione, ancora una volta Catania ha risposto presente. Ma quello che interessava, scusate per la voce, quello che interessava era maggiormente la diffusione di questo sport, perché ancora non lo conosce quasi nessuno. Devo ringraziare Telecolor, devo ringraziare Beach Soccer Worldwide, devo ringraziare la Federazione Italiana Gioco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti che ci ha permesso di ancora una volta di riportare questo evento a Catania. Naturalmente con la diffusione su Telecolor è entrato direttamente nelle case e ha appassionato tutti quanti, e stasera abbiamo avuto il riscontro positivo perché l'arena era strapiena in ogni ordine di posto. In più c'è da dire ovviamente, oltre all'apporto anche della televisione che è un mezzo che permette la diffusione, anche i risultati sul campo del Catania, che l'anno scorso era stato eliminato ai quarti, quest'anno è arrivato in finale a un passo dal sogno e la base ancora per il futuro, per crescere ancora. Ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi, si sono impegnati, hanno dato tutto quello che avevano, però purtroppo anche qui ci sono dei valori, evidentemente gli altri avevano valori maggiori e quindi l'hanno dimostrato sul campo. L'importante però è che si onora la maglia, l'importante è che si onora la città, e nello sport è questo, si vince e si perde. E dobbiamo dire che in questi ultimi anni siamo anche stati parecchio sfortunati, perché diciamo ci è toccato sempre a noi perdere, però la ruota gira e arriverà anche per noi la vittoria. E adesso poi inizierà anche il campionato, la stagione con la Serie A, Gran Catania si propone sicuramente come una delle squadre da battere. Ma la Serie A è sempre un campionato difficile, è il campionato più difficile al mondo, ci sono squadre attrezzatissime, straniere da tutto il mondo, giocheremo sicuramente le nostre carte, però arrivare in finale di Champions League, di Euro Winner Cup è un sogno per noi, è un sogno per la nostra città, è un sogno comunque per tutte le 70-80 persone che lavorano attorno a questo progetto, ai 500 gol che sono arrivati in questi 7 giorni di competizione, alle 28 squadre che hanno arricchito la nostra città, insomma è tutto un successo sotto tutti i punti di vista, e speriamo di riconfermare e di portare qualche altro evento di beach soccer internazionale per i prossimi anni. Il presidente Bosco ha elencato qualche numero di questa grandissima esperienza nuovamente a Catania dopo lo scorso anno, e sicuramente questi numeri potranno ancora in futuro crescere. Questo è l'intento ovviamente del beach soccer worldwide. Sì, il beach soccer è uno sport molto giovane ancora,
che ha un grande futuro, una grande ancora possibilità di crescita, e io penso che lo stiamo vedendo qua. E ogni anno ci sono più paesi, ci sono più squadre che vogliono partecipare, e diciamo che questa crescita è esponenziale, no? Perché come dicevo prima, nel loro paese c'è un campionato, ci sono ragazzini che giocano, ci sono già atleti più preparati che giocano, diciamo che il beach soccer sta crescendo tantissimo. E questo spettacolo visto in questa settimana sicuramente a Catania non fa altro che favorire questa crescita. Noi ringraziamo il vicepresidente del Beach Soccer Worldwide, Gabino Renales, il presidente della Novusbet Catania Beach Soccer, Giuseppe Bosco. Ancora congratulazioni e in bocca al lupo per tutti. La terza parte del nostro salotto in diretta dalla Domusbet Arena Beach Stadium. E allora, come chiudere se non con il mister Luca Della Negra, che ci ha accompagnato in tutti i salotti, in tutti i post partite, e con l'emblema della Domusbet, il capitano Pepe Platani. Allora partiamo dal mister. Mister, dicevi, le finali bisogna giocarle, bisogna esserci, poco da rimproverare però ai ragazzi, il Crystal ha dimostrato una superiorità sul campo. Sì, no, si è visto da subito che il Crystal è una macchina perfetta, aveva la mentalità giusta, la gamba giusta. Noi probabilmente eravamo un po' più stanchi fisicamente, però insomma ricordiamo che questo Crystal si allena un anno tutti insieme, hanno una struttura 365 giorni all'anno, hanno un'organizzazione incredibile. Io dico che i ragazzi oggi devono essere fieri di essere arrivati secondi, di giocare una finale, perché è vero, perdere una finale fa male. Io invece ho detto: ragazzi, tirate sulla testa, perché bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo qui con la Coppa, capitano Pepe Platania, la Coppa da vice campioni d'Europa. Comunque essere vice campioni d'Europa è veramente tanta roba, perché nonostante tutto il Catania si è giocata con i migliori del continente, però tu, da sportivo, da grande uomo, soprattutto dal punto di vista agonistico, ovviamente sei rammaricato e non puoi accettare la sconfitta. No, quando giochi una finale sei sempre rammaricato, però sai, questa è forse una delle poche finali dove esci dal campo consapevole della forza che hai avuto davanti al proprio avversario, perché come diceva bene il mister, è una società attrezzata e fa beach tutto l'anno, è una struttura privata. È sempre bello giocare le finali, e io devo ringraziare il gruppo, perché vuol dire siamo solo a buona strada, la società pure, ed è un peccato, però oggi ne prendiamo atto, siamo vice campione d'Europa ed è stato bello giocare in casa e dimostrare a tutti che il Catania c'è anche in Europa. Dal punto di vista forse del morale, forse anche del carattere, questa finale può essere ancora una volta la base, anche se lo diciamo sempre, perché purtroppo la finale rimane un tabù per il Catania, però forse è la base adesso per cercare nuovi traguardi e riprovarci l'anno prossimo. Ma sicuramente, speriamo di giocare l'anno prossimo subito, cercare di migliorarci ancora e di vincere, però questa finale ha un sapore diverso, perché arrivare in finale su 28 squadre e giocare un Eurowinner Cup in casa non è facile. Un applauso maggiore alla squadra, al gruppo, allo staff e alla società, e bravi noi che abbiamo centrato la finale. Mister, adesso come si riparte verso il campionato? Perché subito il beach ti permette anche questo, di voltare pagina, i tempi sono molto stretti, adesso bisogna essere pronti, un po' come era successo poi dopo la Coppa Italia, dopo quella finale persa, il Catania ha subito voltato pagina e si è fatto trovare pronto. Adesso testa subito al campionato. Beh, certo, io sono convinto, sono consapevole che questo gruppo ha una grande forza, c'è tantissima qualità, sono dei ragazzi meravigliosi, seguono tutti con rispetto gli allenamenti, e io credo che non sia per niente difficile ricominciare ad allenarsi e pensare subito al campionato. Intanto salutiamo il capitano Pepe Platania, ci ha raggiunto il patrono della Domusbet, Francesco Di Paola. Allora veramente una partita intensa, una partita che diciamo anche col mister ha visto vincere il migliore sul campo, però Catania ha vinto sugli spalti, ha vinto dal punto di vista organizzativo, veramente una grande settimana di sport. Sicuramente, faccio i complimenti a tutti, al mister, alla mia squadra, all'organizzazione, alle forze dell'ordine che ci hanno dato una mano. Sicuramente loro hanno fatto una buona gara, noi siamo stati forse un po' sfortunati all'inizio, perché prendere il gol subito così ti taglia le gambe, ma questo in tutte le competizioni, abbiamo visto anche ieri con la Juve. Perciò detto questo, sicuramente siamo arrivati secondi in una competizione importante, ci fa onore, diciamo che Catania ha contribuito a portare l'Eurowinner Cup. Detto questo, il rammarico c'è. Però che emozione è stata vedere tutto questo pubblico sugli spalti? Un'emozione forte, noi abbiamo lavorato per avere il pubblico negli spalti, sono felice di avere
conosciuto una persona come il mister, perché è una persona che comunque, a prescindere dai risultati, quello che vogliamo, è una persona che comunque crede nel proprio lavoro, e siccome io, Giuseppe, lo staff crediamo nel nostro lavoro, sicuramente una persona come lui per noi è importante. Mister, adesso sicuramente è il momento in cui bisogna ritrovare il gruppo dal punto di vista mentale. Tu la scorsa settimana hai fatto un gran lavoro, adesso c'è un altro, però sicuro in questa settimana si è capito una cosa, non c'è nessun rimprovero, si è fatto il massimo e questo forse è la base su cui ripartire. Questa squadra ha una grande anima. Sì, purtroppo quanto detto poc'anzi, un gol dopo un minuto è stato massacrante, un fallo anche corretto per l'amor di Dio, la forza del Cristal. Però noi non dobbiamo veramente riproverarci nulla, la squadra ha fatto tutto quello che poteva, abbiamo cercato di giocarcela ad armi pari, poi quando l'avversario è più forte abbiamo dato tutto, bisogna anche avere la consapevolezza che ti ha battuto un club importante e che ha dimostrato anche tutta la sua forza. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che hanno fatto questi ragazzi, dobbiamo essere contenti dell'apporto che abbiamo avuto dalla società, io ringrazio veramente tutti perché sono stati fantastici in tutto e adesso secondo me dobbiamo gioire e fare festa perché arrivare secondi in un campionato europeo così importante su 28 squadre, penso che ci sia solo da fare un applauso alla società e ai ragazzi. Patron Di Paola, prima di chiudere, adesso in campionato per? Ma noi andiamo sempre per vincere, non è che il campionato, la Coppa Italia, dico che secondo me anche un po' di fortuna dalla nostra parte, dico, sarebbe buona averla. Tutto questo, tutto qui. E allora ci fermiamo.